Ciao a tutti e buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro canale. Allora, pronti? Ecco qua sul tavolo, ho preparato già i pochissimi ingredienti che mi serviranno per preparare questi buonissimi dolcetti al cocco, il cocco che io amo tanto, come amo tanto per chi ci segue sui social e soprattutto su Facebook e Instagram, sapete che io adoro la cannella e fa anche tanto bene, ovviamente. Usato tutto insomma, nei giusti dosaggi, nei giusti modi. Allora, scusate ancora questa voce un po' bassa. Quindi oggi andiamo, tra l'altro, abbastanza veloci da preparare. Sicuramente anche queste le avrete viste ovunque e ne avrete gustate di sicuro di tanti tipi, di tanti modi fatti, insomma. Io li faccio in modo molto semplice, anche perché come sottolineo non sono una cuoca, non sono una pasticcera, sono semplicemente Anna che si diletta, che gli piace insomma mettere le mani in pasta e prova a fare tante cosine, ce ne sono alcune che riescono discretamente bene, quindi ho il piacere di proporle a voi. Quindi oggi, e io qui l'ho già pesata, è la farina di cocco che è buonissima, in questo caso ne ho pesata 200 grammi. Ci vuole lo zucchero e anche in questo caso per chi ci segue sul nostro canale, in cui vi invito sempre a scrivervi, a M in cucina, mi raccomando, uso lo zucchero di canna, lo preferisco allo zucchero bianco perché è meno raffinato. Ho preso due albumi d'uovo che ci serviranno per far legare il composto per i dolcetti. E per quanto riguarda la cannella, questo pizzico di gusto in più che vorrei aggiungere, questo è QB. Ovviamente cerchiamo di non eccedere perché poi magari una cosa buona cambia totalmente il sapore finale di questi dolcetti. Detto questo, mi metto il mio fantastico grembiulino, come dico sempre, lo metto solo in poche occasioni, tipo questo qua, e iniziamo e ci mettiamo subito al lavoro. Allora, eccoci qua, pronti. Anzi, prima che mi dimentichi, poco fa ho dimenticato di dire i dosaggi di qualche scusate, di qualche ingrediente. Quindi sono 200 g di farina di cocco, sono ben 130 g di zucchero di canna, anche se io penso che per certi ingredienti è sempre a gusto, no? C'è chi ama magari dolci più zuccherosi o meno zuccherosi, non li amo dolci, tanto dolci, cioè dolci esagerati, ecco. E quindi due albumi, due uova ve li ho fatti vedere, la cannella in questo caso, insomma, quanto basta. Detto questo, possiamo cominciare, quindi qui c'è la farina di cocco. E io vado ad aggiungere un po' alla volta lo zucchero di canna. Ecco qua. Ho preso un mestolo. Oh, scusate la videocamera che si muove. E cominciamo a mescolare tutto quanto. Ok. Mescolate ancora. Aggiungete i due albumi. Continuate a mescolare fino a che non si vada tutto quanto ad amalgamare, che piano piano insomma l'albume d'uovo non vada ad incorporare la farina di cocco. Qui ci vuole molto olio di gomito. Allora, nel frattempo che io vado a mescolare, quindi vi ricordo che noi abbiamo cambiato il nome del canale e ci trovate come M in cucina e con lo stesso identico nome ci trovate sia su Instagram che su Facebook. Iscrivetevi al nostro canale della cucina e attivate la campanella così non perdete i video nuovi che man mano usciranno. Allora, fatto questo, prendo la mia fantastica cannella e un pochino alla volta la vado ad incorporare e continuo a mescolare. Mescoliamo. Ok, c'è un profumo di cannella che si sente. Ok, un altro po' e direi che ci siamo. Allora, quindi continuate a mescolare finché non vi rendete conto che è il
il composto, scusate, non mi veniva il termine, sia venga così granuloso, perché adesso prendiamo la placca piriforno che andiamo a foderare con la carta forno e cominciamo a formare i nostri dolcetti. Andiamo a prendere la placca del forno. Allora, eccomi qua. Qui c'è il nostro composto per fare i nostri dolcetti. Mi sono preparata. E come vedete la placca del forno, scusate, con la carta forno. E in effetti poi ho acceso il forno a 180 gradi. Questi andranno a cuocere per 15 minuti. E mi sono preparata anche questi dove noi metteremo i nostri dolcetti al cocco. Eccolo qua, il primo. E via via, mentre li formiamo, li mettiamo, un po' di quantità, insomma, giusto. Non li facciamo grandi grandi, eh? E via via, finché il nostro composto non è pronto per andare in forno. A tra poco. Eccoci qua. Allora, quindi finito. Ecco qua. Ah, mi sono dimenticata di dirvi una cosa importantissima, ossia, quando finite di mescolare tutti gli ingredienti, lasciateli riposare per 5 minuti in modo che si vada a compattare di più. Adesso questi vanno in forno, e quindi già acceso, 180 gradi per 15 minuti. Ci vediamo tra poco. Ciao! Eccoci qua, vedete? Pronti. Trascorsi i 15 minuti, questo è il risultato. Buoni, ancora sono caldissimi, eh? Quindi questi vanno assolutamente gustati freddi. E vi posso dire che il profumo della cannella anche in questo caso si sente tantissimo. Sono veramente buoni, sono cotti al punto giusto e questo è il mio dolcetto con la farina di cocco. Io spero che questa piccola ricetta, velocissima tra le altre cose, vi possa piacere ed essere, come dico sempre, da spunto per tante altre piccole idee. E se volete, scusate, ci potete scrivere, lasciateci dei commenti. Vi ricordo il nostro nuovo blog dedicato tutta alla cucina, che è appunto AM in Cucina, dove ci potete scrivere, trovate tutte le nostre ricette e seguiteci sui social. E ovviamente, in ultimo ma non meno importante, anzi il più importante, iscrivetevi al nostro canale. Io vi ringrazio di essere state con me, vi auguro una buona serata. Ciao e alla prossima!